Bravi ragazzi, noi siamo Ivan 7. Io sono Ivan ed eccoci finalmente all'ultimo episodio, ragazzi, dei Pokémon leggendari di Pokémon Diamante Lucente. Mamma mia, è stata una lunga scalinata per tutti i leggendari di sto parco rosa rugoso, ma ci siamo quasi. Oggi, ragazzi, andremo a catturare il mitico e fantastico Mewtwo, l'ultimo, finalissimo, che io in questo caso, come al solito, oggi è shiny, grazie al signor Carlo che mi ha aiutato con gli scambi. In questo caso, ovviamente, ringrazio anche Lycans Big J66 per avermelo scambiato. Oggi andremo a catturare questo fantastico Mewtwo, il Pokémon creato dal gene di Mew, dagli umani. E ovviamente inizieremo anche l'evento di Darkrai, questo primo evento in cui la prima parte potremmo catturare Cresselia. Io vi ricordo come al solito, ragazzi, che se vi siete persi l'ultimo video dove abbiamo catturato Giratina e la sua versione oscura della grigiosfera, la sua insomma versione originale, vi lascio il video qua sopra. E quindi siamo pronti, ragazzuoli, andremo quindi a catturare prima Mewtwo e poi andremo a iniziare questo mega evento di Darkrai catturando Cresselia. Io come al solito, ragazzuoli, vi invito a lasciare un grandissimo like per questo ultimo episodio prima degli eventi. Pokémon Diamante Lucente mi è piaciuto veramente moltissimo, è stato bellissimo tornare a fare un tuffo nella nostra Sinnoh preferita, un tuffo nel passato che mi ha fatto riportare a tantissime emozioni e mi è piaciuto veramente moltissimo. Quindi, come al solito, il nostro frammento insolito da scambiare per la piastra del gene, e questa piastra ci servirà infatti a evocare il nostro Mewtwo. Dove si troverà la nostra stanza di Mewtwo? Ovviamente dovrebbe essere quella qua in mezzo, sì, quella alla destra della stanza di Rayquaza. Quindi entriamo. Stanza del gene, bellissima. Ragazzi, Mewtwo l'abbiamo già incontrato ancora dal primo Pokémon, se vi ricordate. È stato il mega leggendario più famoso insieme a Mew. È stato il primo Pokémon leggendario creato dagli umani con i geni di Mew. In questo caso, ragazzi, mi è piaciuto veramente moltissimo anche in questo Pokémon poter recuperare Mew, che è stato veramente un bellissimo Pokémon, anche se di utilità non è stato chissà quanto assurdo, però è sempre bello averlo comunque in squadra. Filiamo la nostra piastra del gene e incontriamo Mewtwo. Vabbè, dai, Mewtwo, cioè, ci siamo visti abbastanza spesso, su Let's Go, su Spada e Scudo, quindi ti ho visto abbastanza di frequente. Quindi tu tanta nostalgia non la dai. Però è sempre bello combattere contro di te. Mewtwo. Vai, Raichu, sai già il tuo lavoro qual è stato? Agitazione, ok. Tuono onda. Baratto, forza. Veramente? Non so quanto ti conviene scambiare la nostra forza, però. Vai di tuono pugno, Raichu. Come al solito. Tiriamolo giù. Baratto scudo. Ah, pure la difesa. Minchia se si vede, si è abbassata la difesa. A parte che è brutto colpo, però. Mewtwo, una bella svegliata te la potresti dare, eh? La devastiamo di tuono pugno, piano piano, zitti zitti. Nebbia. Mamma mia, che brutte mosse che ha Mewtwo. Noi continuiamo comunque con tuono pugno. Zitti zitti. Non ci preoccupiamo. Mamma. Ancora. Ma ha delle mosse d'attacco sto Pokémon? Mewtwo, mi preoccupi. Cioè, ti sei ripreso la tua difesa. Vabbè. Mamma mia. Ma basta! Mewtwo, ma come ti hanno indebolito, madonna? C'eri su Let's Go che eri onnipotente. Veramente ta... Ma raga, non è possibile. Cioè, è impossibile. Non è impossibile. Ah, baratto scudo, nebbia, baratto forza, solo psichico come attacco. Ma sei serio? Eh no, mi preoccupavo se non mi attaccavi nemmeno una volta. Cioè, dammi la soddisfazione di cambiare almeno il Pokémon. Mamma mia, l'hanno fatto proprio deboluccio questo Mewtwo, eh. Catturati pure la prima Ultra Ball e siamo a posto, guarda. No, perché... Meno male. Ma deluso, eh. Ma deluso. Speravo fosse molto più forte sto Mewtwo. Ai, ai, ai. Non vuole nemmeno entrare, questo è il bello.
La scuro ball, non lo so. Dai, via di timer. Dai! Ah, se non fai il serio, boy. So chi mandarti. Ti mando la tua versione molto più potente. Che ne dici di questa? Ora però zitto, entra in sta timer ball, per favore. Magari nella beast ball. Oh! Mio Dio! Mio Dio, Mewtwo! Cioè, non solo fai proprio schifo di mosse, in più non volevi neanche entrare nella timer ball. Mannaccia a te, oh! Eccolo qua, il nostro Mewtwo, l'ultimo Pokémon del Pokédex della prima generazione. Pokémon genetico. Un Pokémon creato ricombinando i geni di Mew. Si dice che fra i Pokémon sia quello con l'animo più feroce. Infatti ci hanno fatto film, cartoni, a più non posso. E devo dire che la versione Shiny dà quel pizzico di figaggine in più, ma comunque anche la versione normale è molto molto figo. Che parto che è stato sto Mewtwo, mamma mia. Bello però. Stanza è figa. Bello. Ora però voglio la statua, perché abbiamo catturato tutti i Pokémon leggendari del Parco Rosa Rugoso. Ce l'abbiamo fatta, li abbiamo presi tutti. Insomma, è questo invece il nostro Mewtwo. Che figo che è, eh? Con la coda che è veramente troppo lunga. Anche se è la versione shiny, con la coda verde, si mimetizza un po' di più con l'ambiente. Quindi fatto questo, il Parco Rosa Rugoso l'abbiamo completato. E ora, ovviamente, andiamo a iniziare l'evento di Darkrai. Quindi, dirigiamoci a Canalipoli. Ok, qua a Canalipoli, in teoria sotto la palestra dovrebbe esserci infatti la casa del pescatore. Ecco, la casa del marinaio Elfio. Da qua dovrebbe partire l'evento. Infatti, eccolo qua, c'è il bambino che è malato, poverino. Il ragazzino si agita nel sonno. Sembra avere degli incubi. Sta mormorando qualcosa. Dark, Dark mi sta guardando. Darkrai, ragazzi. È lui. Non avrei mai pensato che il nostro figlio potesse avere un incubo senza fine. Era già successo in passato a Canalipoli. Alcune persone non sono mai risvegliate da certi incubi. Sappiamo già chi è, sappiamo già chi è. Quindi. Da quando mio figlio è finito in quell'incubo, ho perso il mio amore per il mare. Per risvegliarlo, mi serve la piuma lunare dall'isola Luna Piena. Ti andrebbe di venire all'isola Luna Piena? Se non per me, almeno per mio figlio? Certo! Perché no? Ok, quindi adesso andiamo a prendere la piuma lunare dall'isola Luna Piena. Andiamo, andiamo, portaci. Portiamo il mega viaggio. Città della luce proprio. Eccoci qua. Isola Luna Piena. Eccola qua, una nuova isola, come vedete. Esploriamo quest'isola mistica. Bam. Date qua chi ci aspetta. La signorina Cresselia. Pokémon è andato via. Però, ovviamente, ha lasciato quello che ci serve. La piuma lunare. Piuma che brilla come la luna. Pare che abbia il potere di allontanare gli incubi. Ritorniamo dal marinaio dicendogli che abbiamo trovato la piuma per risvegliare suo figlio dagli incubi di Darkrai. Abbastanza easy, come cosa. E adesso andiamo a risvegliare suo figlio. Abbiamo salvato il ragazzino. Ce l'abbiamo fatta. Hai visto? Che incubo. Eri in un posto buio e c'era un Pokémon tutto nero. Eppure sentivo la stessa voce di mamma e papà. Darkrai ci aspetta?
Prego, prego, signora, prego. Ma noi non l'abbiamo fatto solo per suo figlio, perché a noi ci serve quindi il Pokécron con l'applicazione che abbiamo utilizzato per catturare Mesprit. Eccola qua. Che ci indicherà quindi il nuovo Pokémon leggendario che ci aspetta. Quindi andiamolo a catturare nello stesso modo in cui abbiamo catturato Mesprit. Quindi sicuramente, ragazzi, in team vi consiglio un Pokémon che abbia la mossa, ma lo sguardo, che serve per non far fuggire i Pokémon che trovate, insomma, tipo Mesprit. Questo Pokémon l'avevo già spiegato, l'avevo trovato nei sotterranei, la sua pre-evoluzione, insomma, passatevi a vedere il video di Mesprit se ve lo siete persi, dei tre leggendari dei laghi, infatti, che vi ho spiegato come catturare questi Pokémon che scappano sempre. Vi ricordo che, come al solito, è inutile che usate volo, insomma, vi spostate a inseguire il Pokémon, basta che fate avanti, indietro, da una zona, cercando di beccarlo, poi nel momento in cui appare da voi, insomma, lo andate ad affrontare. Ok, forse l'ho beccato. No. Vabbè, mi sta trollando ogni volta, mamma mia. Mi da piangere ogni volta con sto trucco. Provo a utilizzare il trucco di sabbia fine. Con sabbia fine non so perché spawnano più spesso qua vicino i Pokémon leggendari. Ecco qua, ce l'abbiamo! Appare così come Pokémon normale, non me lo sarei mai aspettato, ci sono rimasto malissimo. Ah, perché è livello 50! Pensavo fosse livello 70. Non so se è un Pokémon che fugge. E infatti fugge. Quindi, sempre utile, ma lo sguardo. Ora che l'abbiamo bloccato, possiamo tranquillamente abbassargli la vita. Senza esagerare, ovviamente. Addirittura l'abbiamo congelato, figuriamoci. Recupera vita. Si è curato pure. Psicotaglio. Saremo Jinx. C'è l'azione. Basta che non lo sciotto, raga. Se lo sciotto. Mamma mia, non fare brutto colpo. L'ultima Boro. Non fare brutto colpo. Non lo fare, non lo fa. Mamma che rischio. E invece useremo te lo stesso, Raichu. Tocca a te di nuovo. Vai con tuono onda. Let's go, così l'abbiamo anche paralizzato. Yes. No, ma lo sguardo. Poi uno non deve piangere, poi uno non deve piangere. Vedi se mi devi far piangere, Cresselia. Quindi non possiamo permetterci di perdere Jinx. Perdiamo Jinx, perdiamo Cresselia. Mamma mia, luce lunare è fortissima. Anche perché non so se si può utilizzare solo di notte o cosa. Però la cosa bella è che adesso è notte, quindi né più né meno la può utilizzare lui. Come evita l'attacco? Basta sta luce lunare. Il problema è ho solo la Bora come mossa d'attacco. Vabbè, brodero. Se la metti così, utilizziamo Etere, dai. Così recuperiamo tre mosse di Bora. È l'unica, ragazzi, è proprio l'unica. No, 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 no. Vai di ultra, dai. Yes! Fu, sudato ma non troppo, dai. Ce l'abbiamo, Cresselia. Eccolo qua. Volando rilascia particelle brillanti del suo velo di piume. Viene considerato l'incarnazione della luna crescente. Pokémon Falcato. Dai! Ah,
Per il nostro Cresselia. Ti abbiamo preso, eh? Puzzecchia un po'. Ti abbiamo preso, Cresselia. E quindi niente, ragazzuoli. Qua a Canalipoli, prima dell'evento di Darkrai, che si svolgerà in questa porta sprangata. Non vedo l'ora, ragazzi, che l'apriranno per poter catturare questo Darkrai. Insomma, abbiamo Cresselia. Abbiamo Mewtwo. Abbiamo tutti i leggendari che sono disponibili fino adesso su Pokémon Diamante Lucente. Ovviamente mi stavo per dimenticare. Andiamo ovviamente ad analizzare Cresselia. Di come abilità levitazione, giustamente. Come mosse ha lacerazione, psicotaglio, luce lunare e salvaguardia. Quindi, ragazzuoli, intanto che aspettiamo l'evento, vi ricordo di lasciare un mega like qua sotto. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi quindi anche il video dell'evento. Lasciate anche una campanellina così siete sicuri che vi arriva la notifica. Quindi, niente, è giunto al termine il nostro mega viaggio. Certo che il tempo vola. E niente, ragazzuoli, ci becchiamo al prossimo video. Grazie mille per la visione. Ciao belli. Ciao.